Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Catabiotico. Ciao, benvenuti ad un altro episodio di Cazzeggio Catabiotrico. Questa puntata si tratterà di temi di astronomia e ufologia razionale. Come potrebbe essere una base aliena di prossimità nel sistema solare di Gliese 682? Gliese 682 è una stella nella costellazione dello Scorpione, situata circa a una poca distanza dalla brillante stella Sagas. Gliese ha una magnitudine di più 10,96, però non è visibile ad occhio nudo. Il sistema solare di Gliese 682 dista dal nostro Sole 16,4 anni luce. E tra le tante stelle che popolano l'universo, il Sole di Gliese 682 è una debole nana rossa che pare inattiva, senza attività cromosferica, con un periodo di rotazione di 10,7 giorni. Il suo tipo spettrale è una M3 5V, possiede una massa di poco superiore a un quarto della massa solare, la sua temperatura di superficie è di circa 3000 gradi Kelvin. Nel 2014 sono stati scoperti due pianeti con il metodo della velocità radiale, due pianeti extrasolari orbitanti attorno appunto a Gliese 682, uno di quali è situato all'interno della zona abitabile. Gliese 682b ha una massa di 4,4 m e dista 0,08 UA con un periodo orbitale di 17,5 giorni. Ed è probabilmente una superterra con superficie solida ed è collocato in zona abitabile. Come potrebbe essere sulla base di prossimità aliena di Gliese 682b? Non ci sono informazioni scientifiche se il pianeta Gliese 682b abbia una possibile rotazione sincrona o meno. L'informazione al momento non pare nota. Assumendo che non abbia una rotazione sincrona, la superterra avrebbe una forte gravità. Fauna e flora autoctone si saranno evolute sottostando a questo forte vincolo. Gli animali saranno bassi e molto massicci e muscolosi, le piante non saranno alte, per evitare di non collassare appunto sotto il proprio peso, eventualmente colpito da un forte vento. Considerando la alta massa del pianeta e quindi la grossa atmosfera, con un'eterogeneità di clima e temperature forse simili a quelli della Terra. È improbabile che i grossi alieni saurici Dargos, quelli del famoso caso Zanfretta, vi abbiano collocato una base di prossimità. La grande gravità renderebbe sicuramente faticoso il loro deambulare. È più probabile che i piccoli alieni grigi, qualora fossero una sorta di insetti sapiens, però dotati di endoscheletro, in modo da poter resistere meglio alla gravità. Gli alieni grigi potrebbero avervi collocato sia basi a terra, a ciclo di mantenimento aperto, quanto stazioni spaziali in orbita. Data la combinazione di forti venti e grande gravità, potrebbe essere questo un binomio letale per le costruzioni di superficie, dato che per resistere dovrebbero essere molto più massicce di quelle che normalmente si costruiscono sulla Terra. In alternativa, sarebbe più semplice costruire basi sotterranee, anche se spostare i detriti degli scavi sarebbe sicuramente energeticamente più dispendioso di quanto lo sia sulla Terra. Si può ipotizzare che le fonti di energia estraibili dal pianeta di Gliese 682b, escludendo diciamo i vecchi carburanti fossili, potrebbero essere sia fonti di energia rinnovabili, quindi solare, eolico, geotermico e fantomatici impianti elettrolavici, oltre ad eventuali reattori alieni nucleari portatili a fusione o fissione,
Si pensi a quanto sono diventati compatti e potenti i reattori dei sottomarini nucleari terrestri per scopi militari. Ora, data l'alta massa di Gliese 682b, potrebbe essere energeticamente dispendioso costruire grandi strutture, grattacieli o anche dighe, che dovrebbero essere appunto strutture molto più massicce per non collassare sotto il proprio peso la forza dell'acqua e quindi l'alta gravità del pianeta. Qualora il pianeta di Gliese 682b avesse invece una rotazione sincrona, si potrebbe pensare a quanto è già stato immaginato per quanto riguarda l'esopianeta Captain B, di cui, se non avete fruito il video, vi rinvio ad darci un'occhiata. Gliese 682c è invece un altro, il secondo esopianeta, ha una massa di 8.7 m, dista 0.18 ua e ha un periodo orbitale di 57.3 giorni. Essendo Gliese 682c assai più massiccio, potrebbe essere un mini Nettuno senza superficie solida. In ogni caso sarebbe troppo freddo per essere abitabile, dato che si stima una temperatura di 200 gradi Kelvin, ossia meno 75 gradi centigradi. La distanza Sole Gliese 682 è di 16.4 anni luce. La tratta siderale Gliese 682 Terra Gliese 682 implicherebbe percorrere 32.8 anni luce, da cui, applicando i modelli ufologici quantitativi, si inferisce orientativamente quanto segue. Low Tech Astrocalc con 32.8 anni luce e 0.8C produce una latenza ufologica di 39.938 anni per un osservatore sulla Terra. Però il tempo nave relativistico del viaggio sarebbe solo di 23.963 anni a calendario civile terrestre. Invece con High Tech Astrocalc i 32.8 anni luce percorsi a 0,987C con 8G produrrebbe una latenza ufologica per un osservatore sulla Terra di 33,234 anni. Invece il tempo nave relativistico del viaggio sarebbe solo di 5,343 anni a calendario civile terrestre. Un saluto, ciao, alla prossima!